Mi ha raccontata l'inquietante storia della Biancaneve maledetta del parco di divertimenti. Ciao a tutti, sono Fede e siamo in Messico nel parco di divertimenti Rehino Magico, nel quale sono stati segnalati numerosi eventi paranormali ed inspiegabili. Questa storia comincia a circolare dopo che numerosi guardiani notturni hanno testimoniato che la statua sia di Biancaneve e ogni tanto anche dei sette nani di notte prendevano vita. Molti di questi, dopo aver visto questi eventi paranormali, sembrerebbero aver subito una sorta di maledizione che li portò o ad avere delle tragiche conseguenze nella vita reale o addirittura all'epilogo più brutto, ovvero. Tutto questo però fin quando un guardiano riuscì a riprendere l'evento paranormale. Infatti, come potete vedere in questo video, la statua di Biancaneve sembrerebbe proprio aprire e chiudere gli occhi. Vennero condotte delle indagini su questi eventi paranormali e si scoprì che in realtà questo parco di divertimenti era stato costruito su un antico cimitero. Infatti, durante la costruzione vennero rinvenuti parecchi scheletri. Si dice che in particolare alcune anime di questi defunti abbiano infestato l'attrazione. Fammi sapere qua in un commento cosa ne pensi di tutta questa storia.